Il primo genere della letteratura cortese è quello dell'epica, delle cosiddette canzoni di gesta. Le canzoni di gesta sono una forma di poesia epica che tratta di imprese di guerra e di eroi che si diffonde nella Francia del Nord tra l'XI e il XIII secolo. Si tratta di testi in origine cantati, di cui il termine chansons, canzoni, pervenutici anonimi ed elaborati nel volgare parlato nella Francia del Nord, la lingua d'Oïl. Il termine geste o gesta, che deriva dal participio passato del verbo latino gerere, significa imprese compiute. Molte di queste canzoni si incentrano infatti sulle imprese eroiche o gesta compiute da Carlo Magno e dai conti palatini del suo seguito, quelli che poi saranno chiamati paladini. Tali racconti sono organizzati in cicli, vale a dire che ogni racconto o poema narra un segmento dell'intera saga o storia che ha per protagonista, nel caso del ciclo carolingio, Carlo Magno. La chanson de Roland racconta un episodio che fa parte delle imprese condotte da Carlo e dai suoi paladini contro i saraceni, i musulmani infedeli. Poiché incentrati principalmente sul tema della guerra, tali poemi sono l'autocelebrazione di una casta guerriera. Le canzoni di gesta costituiscono, in altre parole, l'espressione della vita e dei valori della classe feudale e cavalleresca al culmine della sua potenza, ne interpretano mentalità e gusti. Tali valori sono la fedeltà al sovrano e la lealtà verso il proprio superiore, la prodezza, vale a dire il valore nell'esercizio delle armi, il coraggio e lo sprezzo del pericolo, la sete di gloria ed onore, da tutelare a ogni costo e con ogni mezzo, la fede e la difesa della religione e di Cristo. I testi riflettono un'idea positiva della guerra, essa rientrava nei doveri del vassallaggio ed era un valore in sé perché espressione di forza fisica, fonte di pregio e di onore. La guerra è anche bella, l'abilità, il coraggio, il gusto del rischio e della lotta sono qualità apprezzabili di per sé, a prescindere dagli scopi della guerra stessa. Per Orlando, il protagonista della Chanson de Roland, la guerra non è solo piacere della battaglia e dovere feudale, ma è anche giusta per la sua finalità religiosa.